Lo dicevamo, una data, il 27 maggio, commissariamento di Uber Italia, la filiale del colosso americano che consegna a domicilio tante cose, compreso il cibo. All'interno del contesto del premio Morione, un'inchiesta proprio su questo carattere d'economia aveva già svelato in parte le difficoltà del personale coinvolto, per lo più donne, uomini di colore, i rider pagati veramente 3 euro a consegna quando le cose vanno bene. Un'inchiesta che ritorna, potremmo dire, dopo ciò che è successo, lo dicevamo, il 27 di maggio. Noi abbiamo in collegamento gli autori di quell'inchiesta, Lorenzo Pirovano e Giovanni Sacchi, che intanto saluto per essere con noi. Buonasera. Buonasera Giorgio, grazie. Partiamo proprio da qui, partiamo proprio da te Lorenzo. Insomma, un'inchiesta che è stata profetica rispetto a questa vicenda, l'avete fatta per il premio Morione e già allora emersero ovviamente elementi di sfruttamento della manodopera proprio nei confronti dei rider, Lorenzo, una cosa che poi è continuata nonostante quell'inchiesta ed è esplosa il 27 di maggio con l'indagine di Milano e con il commissariamento della società, giusto? Sì, in realtà la nostra inchiesta diciamo che affrontava più in generale il tema della gig economy, dell'economia dei lavoretti, e all'interno del nostro lavoro abbiamo voluto focalizzarci particolarmente su quello che era il lavoro dei rider, dei fattorini in bicicletta, e all'interno di quell'approfondimento abbiamo intervistato oltre 200 rider, ci siamo accorti della peculiarità del modello di business di Uber Eats, che diversamente da molte altre imprese della food delivery, della consegna del cibo a domicilio, si serviva di società logistiche, di società di intermediazione, e soprattutto ci siamo accorti di quale altissima percentuale di lavoratori, di collaboratori, di rider era di origine migrante e provenisse dai centri di accoglienza disseminati nell'Interland e nella provincia milanese, perché poi la nostra inchiesta si è basata soprattutto su Milano. Non ci siamo fermati appunto all'inchiesta, che poi è stata pubblicata su varie testate grazie all'aiuto del premier Roberto Morione, e in questi 2 anni che sono seguiti come la gig economy si è sviluppata e ha fatto molto parlare di sé, soprattutto attraverso i rider. Abbiamo continuato a seguire un po' l'evoluzione e siamo arrivati fino appunto al 27 maggio, quando è stata chiesta l'amministrazione giudiziaria per Uber Italia. Allora Giovanni Sacchi, prima di venire da te, vediamo quello che è successo a Milano ripercorrendolo attraverso un servizio della TGR regionale. Sfruttati anche nei giorni più amari degli ultimi anni per questo paese, quando erano tra i pochi a potersi muovere a procurare cibo per gli italiani, costretti a casa dall'emergenza sanitaria. Questo è quanto sarebbe accaduto secondo gli investigatori della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura di Milano. Intercettazioni, sequestri preventivi, amministrazione giudiziaria per Uber Italy, la consociata italiana della multinazionale della gig economy, per rimuovere, citiamo le motivazioni, le condizioni che hanno favorito gli illeciti. A commetterli sarebbero stati 2 intermediari tra Uber Eats e i rider, una società e una ditta individuale, che avrebbero reclutato i ragazzi delle biciclette tra gli immigrati con permesso di soggiorno temporaneo perché richiedenti asilo. Tutte persone in stato di bisogno, spesso ospitate in centri di accoglienza. E come sarebbe avvenuto lo sfruttamento? I rider sarebbero stati sottopagati, 3 euro soltanto a consegna. Non sarebbero state pagate loro le mance, attribuite loro dai clienti. E non sarebbero state pagate le dovute ritenute d'acconto. When I sent my codice fiscale to... Ho fatto controllare se erano state pagate le mie ritenute, ma mi è stato detto che non erano state pagate. Come detto, in via preventiva sono stati sequestrati 500.000 euro, trovati nascosti in cassette di sicurezza. Indagata anche una dipendente di Uber Italy, apicale. I rider sarebbero stati anche minacciati di licenziamento. Ad un rider che contestava il trattamento, uno degli indagati diceva: «Ti vengo a prendere a sberle, ho bloccato il tuo account, da noi non lavorerai». Arrivata poco fa la nota di Uber Italy: «Condanniamo ogni forma di caporalato». Giovanni Sacchi, che cosa è
cambiato da quando avete fatto l'inchiesta ad oggi? Voi avete continuato, diceva Lorenzo, a seguire comunque i rider, i ragazzi, quella particolare economia? Sì, noi in questo, dal momento della pubblicazione dell'inchiesta ad oggi, siamo rimasti in contatto comunque con le fonti che erano state poi i ragazzi, i rider intervistati nel nostro lavoro, e con tutta l'organizzazione che parte insomma dai rider e crea un network che è quello appunto dei ragazzi delle diverse applicazioni in tutta la città di Milano. Quello che è cambiato in questi 2 anni è sicuramente il numero di rider, che è aumentato notevolmente, senza contare l'incremento appunto dovuto alla pandemia, che è stata una cosa comunque che è stata notata anche dal pubblico molto più di prima, essendo i rider una delle quelle categorie che non si sono effettivamente mai fermate. Nel frattempo, nello specifico poi nel caso di Uber, molti dei ragazzi che avevamo contattato, migranti appunto, nella fattispecie dalla provincia di Pavia, hanno cambiato applicazione per la quale lavoravano, sia per le condizioni, soprattutto per le condizioni di lavoro alle quali erano sottoposti, e anche, come dicevi tu, come si diceva nel servizio, per i mancati pagamenti e problemi con la gestione. Quindi delle fonti che noi in realtà avevamo intervistato all'epoca, i ragazzi che abbiamo ricontattato dopo l'uscita di questa notizia non lavorano quasi più, la stragrande maggioranza non lavora più con Uber, però è una situazione che a Milano è risultata evidente e che non è cambiata, è quella della percentuale di ragazzi di origine migrante appunto che lavorano con Uber, che arriva quasi al 90%, mentre confrontata comunque con una media della città che si aggira intorno al 60%. Allora, a questo punto vediamo quel pezzo della vostra inchiesta, anche perché l'inchiesta era, come diceva Lorenzo Pirovano, molto più ampia. Dopodiché torniamo in studio e diciamo altre cose. I entered this country from Libya. I came to Libya and I was working in Libya. I was living well, but unfortunately due to the war, it was the war. When the war started in Libya, I was looking for a safe place. There are more than 15 people in Motara here working with the food delivery. Our camp manager, whenever he gets a job, he's angry. He don't want us to work. The highest salary I received was 600. And that 600, I worked almost 900 euros. But because they try to explain to you that, they tell you that they pay per hour. They say 1 hour is 3 euros, and the each ordinary consignor is 1 euro 50 cents. But at the end of the month, if you calculate, you will not understand. If you ask them, they don't explain better to you. The app, you see exactly the amount of money there. But the amount you are seeing, you will earn half. I didn't know whether it's Uber Direct or Uber Flex. I mean, what I know is only Uber, so I don't know whether there's 2 Uber, like different, those Direct and Flex. I didn't know that. Uber Direct, they pay them in kilometer.
But for us, even 5 kilometers, that's only 3 euro for you. A good day for me is 30 euro. It's better than to sit like without nothing in a day. Un asilante potrebbe non lavorare perché è la protezione internazionale dello Stato nei confronti di una persecuzione che ha patito. Questo invece non vale per tutti gli altri soggetti, che sono la stragrande maggioranza, cioè i migranti ordinari, che invece per poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno devono lavorare e devono raggiungere un minimo che è il minimo stabilito dell'assegno sociale, intorno ai 5.400 euro all'anno. Se sono inquadrati all'interno diciamo di alcune agenzie di lavoro che spesso lavorano in questo modo, cioè inquadrandoti come lavoratore occasionale, in un anno non puoi superare i 5.000 euro all'anno, quindi sei al di sotto dell'assegno minimo. 4,50 euro to get to Milan. You work for 11 hours, sometimes 10 hours 30 minutes. When you are coming back, 4,50 euro to buy a ticket, which is 9 euro. To come back, and at the end of the month, you receive 300, 400. So I cannot just be sitting down without doing anything. For me, I love to work to support myself. I came to Italy to work and to live a better life. Io vengo dal Gambia. Sono Omar, ho 22 anni, vivo a Mortara, ogni giorno prendo il treno, torno a casa per questo cazzo di lavoro. Sei felice? Un po', perché mi trovo un po' bene, un po' meglio di dormire a casa. Okay. Perché meglio di niente, diciamo così. Se hai carcerante posso fare questo lavoro, se non le hai no, sono al campo. Mangiare e dormire, per quello non va bene, non va bene per nessuno, non solo a me, per quello ho deciso di fare questo lavoro, però non è il mio sogno. Cosa vorresti fare te? Io vorrei fare di più, quasi sono tantissimi lavori, però se non hai i documenti non puoi fare niente, per quello sto facendo questo lavoro, stiamo così, è meglio di niente, meglio di niente. Il modo per lavorare è lo stesso, è di due tipi. Quello più semplice di tutti è lavorare in nero. Oppure devono fare dei trucchi. Non possono, devono fare dei trucchi per poter lavorare. E quindi per poter lavorare fanno delle cose come danno il numero del permesso di soggiorno di un loro amico, oppure danno il numero di una richiesta di asilo che magari hanno fatto ma che è finita male, oppure lavorano con i documenti di un'altra persona, cioè fanno dei trucchi operativi, ma non sono dei trucchi fatti per malanimo, ma sono dei trucchi fatti per poter lavorare, perché altrimenti non avrebbero nessun titolo. E qui va sfatato un mito di cui normalmente non si parla, e cioè che i cittadini stranieri sul territorio italiano non vogliano lavorare, al contrario, non possono lavorare. Questo tipo di politica e di gestione amministrativa dell'immigrazione determinerà e sta già determinando un incremento esplosivo dei soggetti sul territorio senza permesso di soggiorno ma che lavorano lo stesso. Yeah, that's the little bit of the car.
Allora, siamo tornati in studio. Ricominciamo da Lorenzo Pirovano. Quanti sono a Milano tra i rider quelli che comunque arrivano dall'estero, sono migranti, sono in quelle condizioni che comunque venivano citati poc'anzi, quindi privi di un regolare permesso di soggiorno, costretti ad agire attraverso trucchi per poter in qualche modo lavorare. Avete un quadro abbastanza definito della situazione? Sul fatto, diciamo, sulla percentuale, sulla parte degli oltre, si possono fare solo delle stime anche sul numero dei rider presenti a Milano, per esempio, e si parla di circa 3.000 unità. Recentemente noi abbiamo calcolato, appunto con la nostra rilevazione di un campione di 200 interviste, che oltre due terzi dei migranti attivi a Milano fossero di origine migrante. Il fenomeno del, insomma, del cosiddetto caporalato digitale, quindi del prestito degli account per poter lavorare nonostante una condizione di irregolarità, è un fenomeno comunque degli ultimi anni, che non è ancora stato studiato, ma che ha già finito nella lente, sotto la lente della Procura di Milano, che ha aperto diverse indagini a riguardo. Noi quello che sappiamo, appunto, noi abbiamo fatto durante la nostra inchiesta, abbiamo cercato di indagare anche questo fenomeno, non dal punto di vista quantitativo, quindi non abbiamo idea della portata del fenomeno del caporalato digitale e dei migranti in condizioni di irregolarità che lavorano nel settore. Sappiamo però che esiste questo fenomeno e che oltretutto le società di logistica o la stessa Uber ha ammesso di non poter garantire che tutti i collaboratori, i lavoratori presenti sull'app e attivi sull'app abbiano i requisiti per lavorare in Italia. Giovanni Sacchi, dal punto di vista del sostegno che può essere dato ai rider, abbiamo visto che comunque c'è stato un impegno anche da parte del governo, in modo particolare da chi all'epoca, ora fa il ministro degli esteri, ma in precedenza era proprio al Ministero del Lavoro, diceva che uno degli impegni più forti sarebbe stato proprio tra questi invisibili, quindi tra i rider, una figura che comunque era stata posta spesso sotto l'attenzione del governo precedente. Ma a Milano, perché è la vostra realtà di riferimento, loro da chi possono essere assistiti? Da chi possono avere qualche consiglio? Abbiamo visto che avete intervistato delle persone. C'è una sorta di sostegno da parte dei sindacati, da parte di associazioni specifiche che si occupano di loro? Sì, allora, Milano è una di quelle città che, come dicevi appunto, nel momento in cui l'ex ministro Di Maio, attuale ministro degli esteri, ha convocato il tavolo di trattativa, ha partecipato al tavolo di trattativa con dei sindacati auto-organizzati, nella fattispecie un sindacato probabilmente più conosciuto a Milano è Deliverance, anche se trattandosi del momento in cui noi stiamo appunto lavorando sull'inchiesta, è emerso come la più grande contraddizione che abbiamo riscontrato a Milano rispetto ad altre città è proprio la discordanza tra probabilmente l'impressione che si ha e l'opinione dei rider. Infatti una delle cose che abbiamo sottolineato nella nostra inchiesta è il grado di soddisfazione dei fattorini di Milano generale, a prescindere da situazioni più critiche come appunto quella dei migranti che lavorano per Uber. E quindi le associazioni di sindacati, nella fattispecie, stanno ancora organizzandosi per trovare una misura veramente efficace per affrontare questo lavoro che è un po' sospeso tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. In altre città, cito velocemente, Bologna per esempio, è stata firmata la carta dei rider l'anno scorso e le organizzazioni di categoria sono state più veloci o comunque sono riuscite prima a raggiungere un accordo che migliorasse la qualità del lavoro, mentre a Milano per il momento non è ancora vicina un accordo, comunque non esiste
non dico un'istituzione, però non esiste un luogo in cui i rider possono rispecchiarsi univocamente. Infatti il sindacato milanese è stato tra i primi a ritirarsi dal tavolo per diverse divergenze anche con quello che i rider, con il feedback ricevuto dai rider dalla città. Lorenzo Pirovano, c'è un altro elemento. Noi abbiamo visto nell'inchiesta come i rider vivono ovviamente nei centri di accoglienza, la mattina prendono il treno, vanno direttamente a Milano, cominciano a lavorare, la sera rientrano. E le ferrovie, abbiamo visto, sono quelle di Trenord, quindi le ferrovie, diciamo così, lombarde, quelle milanesi. Abbiamo saputo che è successo qualcosa proprio negli ultimi giorni. Sì, è uscita ieri, credo, una nota appunto di Trenord, che gestisce le ferrovie e i passanti qua in Lombardia, che appunto precisa la misura emotiva, la misura presa alcuni giorni prima, di vietare l'ingresso delle biciclette sui propri treni e sui vagoni non adibiti esclusivamente alle biciclette. Appunto, tra le motivazioni si legge che la situazione dovuta ai rider metropolitani si era fatta insostenibile. Si sostiene appunto che centinaia di rider ogni giorno carichino le proprie biciclette alla mattina per raggiungere il centro città e alla sera le carichino per tornare alle proprie abitazioni, appunto ai propri centri. È una misura, insomma, che sicuramente penalizza moltissimo i tantissimi fattorini che vengono da fuori Milano e che sono costretti a prendere appunto un mezzo pubblico di trasporto per raggiungere il centro città e poter lavorare. Non sappiamo se ci siano delle alternative che non creino questo tipo di disagio, appunto, secondo Trenord, perché insomma si è prospettata l'idea di un deposito delle biciclette o altre idee, però francamente è una misura che davvero mette in seria difficoltà tutti questi lavoratori che, sebbene appunto debbano affrontare ogni giorno delle condizioni ai limiti dello sfruttamento, ringraziano il fatto di avere un lavoro che altrimenti sarebbe solo una mera utopia. Insomma, voi, da quello che ho capito, un po' i rider li avete adottati, al di là dell'inchiesta che avete presentato per il premio Morrione, poi avete scelto di continuare a seguire le loro storie. Ma tornando proprio al premio Morrione, alla vostra attività, state seguendo qualcosa in particolare in questa fase? E al momento il nostro percorso come giornalisti si è diviso, senza premio alcuno, nel senso che ovviamente gli echi e i proseguimenti della vicenda sui rider, come sono questa occasione o tante altre, visto che negli ultimi 2 anni comunque è stato molto spesso di attualità come argomento, sono qualcosa che ovviamente monitoriamo, seguiamo e aggiorniamo insieme. Al momento però abbiamo progetti diversi, lavoriamo su progetti diversi. Io ho ripreso un po' la strada comunque del video, quindi del videomaking e del cinema, del documentario, mentre Lorenzo è a diversi progetti in cantiere, però non posso parlare lui. No, anch'io continuo con la mia attività giornalistica, continuiamo comunque a occuparci di gig economy. Io, insomma, sono diversi anni che mi occupo di sfruttamento del lavoro, appunto anche il caporalato è qualcosa che viene spesso, insomma, si ripete spesso, non solo in quei campi, nei settori di cui sentiamo spesso parlare, come è quello agricolo, ma appunto anche in settori come quello della gig economy, della consegna a domicilio, in cui probabilmente uno non si immaginerebbe di incontrare tali fenomeni. Bene, intanto, lo dicevamo, premio Morrione che è arrivato alla 9ª edizione, un po' complicata, l'edizione ovviamente da quello che è successo nel paese, Covid-19, però ovviamente il premio è andato avanti e il 18 di giugno ci sarà la presentazione dei finalisti di questa nuova edizione. Ovviamente sul sito www.premioRobertoMorrione.it si potranno avere tutte
tutti i chiarimenti del caso e comunque seguire quella che è l'attività del premio. Tanto io ringrazio Lorenzo Piromano e Giovanni Sacchi per essere stati con noi, grazie davvero anche per il lavoro giornalistico che fate e per quello che avete seguito scoprendo in un modo o nell'altro molto prima delle carte giudiziarie quello che stava accadendo nel mondo dei rider. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E io vi lascio proprio a quello che è il premio Morrione, questi due minuti che più o meno ve lo raccontano, dopodiché vi ricordo, torneranno le news.